Ciao a tutti e bentornati per un unboxing un po' particolare. Nel senso che non mi aspettavo oggi il citofono, in realtà il corriere è arrivato con grandissimo anticipo e eccolo qua. Pacchetto strano, l'ultima volta che avevo un pacchetto di queste dimensioni era un Gladio, magari ve lo ricordate. Oggi no, è decisamente più leggero. Sono curioso, o meglio, so cosa c'è qua dentro, ma non ho la minima idea della qualità, per cui apriamo insieme e vediamo. Dentro dell'altro maracas. Devo proprio aprirlo. Ok. Partiamo subito dal pacchetto che non voleva spacchettarsi. Punte! Ovviamente per le frecce servono anche le punte. In acciaio. Strane, non sembrano molto ben lucidate, non so, bisognerà provare a vedere se reggono bene il tempo o si ossidano facilmente. Qualche cocchina di ricambio, ma vediamo la cosa più importante, le frecce. Allora, io sapevo cos'erano, le avevo ordinate. In realtà, dall'immagine che ho trovato sul sito, dovevano essere decisamente più rosa shocking, sono un rosino un po' pallido. Però sono interessanti, sono delle frecce in carbonio, rosa. La punta, sembra calzare bene, non ha neanche lo scalino, molto bella. Tra l'altro già con il pin, con la cocca e impennata con arette Arizona, belle. Belle alette. Allora, diciamocelo onestamente, le ho prese perché sono rosa e quindi si vedono abbastanza bene quando andrò a fare i 3D con l'arco nudo e probabilmente finiranno fuori dalla sagoma in mezzo al prato. Però al di là di questo sembrano tutto sommato fatte da materiali interessanti, le alette sono comunque buone, le cocche sono universali però sembrano fatte bene. Le punte sono forse la cosa che mi lascia un po' più a desiderare a livello di aspetto estetico, però essendo 4,2 come misura sono standard, per cui potrei tranquillamente mettere altre punte. Sono curioso di tagliarle, montarle e andare a vedere se valgono il costo che lo pagate. In realtà sicuramente la risposta è sì, perché lo pagate una cifra irrisoria, per cui se anche fossero delle ciofeghe tanto male non sarebbero, quantomeno per divertirsi a tirare sulle sagome si può fare. Bene, e per oggi è tutto, ci rivedremo con altri unboxing. Ciao a tutti!